Buonasera a tutti, benvenuti. Questa sera presentiamo l'ultima raccolta di poesie di Massimo Parolini e vi racconterò un po' della sua vita che insomma, rivela un notevole impegno sul piano culturale. Nato a Castelfranco Veneto nel 1967, si è laureato in antropologia filosofica presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, con una tesi sulla coscienza di Zeno di Italo Svevo, ed è stato addetto stampa del Centro Universitario Teatrale di Venezia, fondato su iniziativa di Giorgio Gaber. E per questo Centro Universitario Teatrale ha scritto e rappresentato le commedie Il medico della peste e Svevo e Joyce. Tra l'altro ha avuto tra i maestri a Venezia anche Emanuele Severino. Lo diciamo perché è una figura importante. Presso la casa editrice Editoria Universitaria ha pubblicato un libro di poesie sulla guerra nella ex Jugoslavia. Il titolo è Non più martire in assenza d'ali, che ha vinto un premio speciale al Premio Internazionale San Marco Città di Venezia. Poi si è trasferito a Trento verso la metà degli anni 90, lavorando poi nell'editoria, collaborando alle pagine culturali di giornali e riviste, dedicandosi in seguito alla carriera di insegnante di italiano e storia presso le scuole superiori del Trentino. Nel 2015, presso l'editore Lieto Colle, ha pubblicato la raccolta La Via Cava, che ha vinto nel 2016 il primo premio sezione opera edita del concorso di poesia Nestore di Savona, nel 2017 il secondo premio al premio di poesia Giovanni Pascoli L'ora di Barga e il secondo premio al Città di Conza della Campania nel 2021. Sempre presso Lieto Colle ha pubblicato nel 2018 il poemetto Hashtag Non Piove, dedicato ad una giornata di rinascita di D'Annunzio e della Duse ai giorni nostri. Nel 2019 ha collaborato con l'artista Giuliano Orsinger nella mostra d'arte ambientale E Vento, sull'uragano Vaia, con il poemetto Vaia, lamento per lo schianto, stato pubblicato da Publistampa. Sempre nel 2019 è stato selezionato per la sezione inediti al premio Pagliarani con il poemetto L'ora di Pascoli, pubblicato nel 2020 dall'editore Fara, segnalato al premio Montano, premiato a Il Meleto di Gozzano, primo premio al Giovanni Pascoli L'ora di Barga 2021. E sempre con Fara Editore ha pubblicato il libro di racconti Cerette nel 2020. E poi veniamo alle soglie vietate. Le soglie vietate è il titolo della raccolta di poesie uscito presso Arcipelago Itaca con prefazione di Umberto Piersanti, e che ha già ricevuto una menzione d'onore al premio Montano, collegato alla rivista nota rivista Anterem. Massimo Parolini collabora con il giornale L'Adige ed ha dato contributi, numerosi contributi anche sul giornale online Adigetto. È veramente un'attività molto intensa. Ecco. Ora, per quanto riguarda, diciamo, questo testo che, sul quale non mi soffermo troppo, devo dire che in una recensione che ho scritto, che ho pubblicato di recente, ecco, osservavo che in questa raccolta c'è un rinvio implicito ad una visione buddista della realtà, dove domina la consapevolezza del fatto che le cose tra di loro e le situazioni sono interconnesse, le persone si trovano in una rete di relazioni forti, tali per cui non si può assolutamente immaginare nessuna esistenza separata, impossibile la separazione,
un tema sul quale anch'io ho avviato una riflessione anni fa. E quindi sostanzialmente mi sono limitato in quella recensione a fare emergere, diciamo, un pensiero filosofico implicito in queste poesie. Ecco, che poi avremo modo eventualmente di riprendere dopo, successivamente. Avremo poi l'intervento del professor Cerbino, che saluto e ringrazio, se è già collegato, e poi passo la parola naturalmente all'autore, il quale ci leggerà alcune poesie che poi saranno a loro volta commentate dallo stesso professor Cervino. Ecco, va bene? D'accordo. Ecco, allora inizierei con leggere un paio di poesie legate un po' al concetto di relazione, di collegamento cui accennava il presidente De Rosmini, il filosofo Claudio Tugnoli, con cui si apre anche la raccolta. Intanto ringrazio i presenti in sala a Trento e tutte le persone, gli amici, i conoscenti collegati attraverso Zoom, insomma, come ha detto il presidente oggi. L'Associazione Rosmini inaugura questo sistema misto che potrà avere insomma grandi vantaggi e mantenerci collegati ad una realtà sia locale in presenza, ma anche nazionale, appunto, e non solo a distanza. L'anno scorso, ad esempio, eravamo tutti in Zoom, tutti a distanza. Abbiamo avuto una relazione di una biologa di origine trentina, direttamente dall'Amazzonia, insomma, da una palafitta dell'Amazzonia, sembrava qui nella torta a fiacco. Quindi sicuramente i nuovi mezzi tecnologici ci relazionano a distanze impensabili, insomma, pur avendo la presenza, la fisicità, la sensorialità, ovviamente un fascino che non è eguagliabile, sostituibile, diciamo che però il vantaggio anche di un collegamento anche a distanza per chi non può e così via, quindi un sistema misto è oggettivo e quindi penso che sia una scommessa che già il mondo finanziario, economico, politico insomma ha fatto da anni, ma che anche per il mondo culturale con i suoi piccoli numeri insomma può essere foriero, portatore di ricchezza insomma, e condivisione. Ecco, allora condividerei appunto anche per gli amici in Zoom, condividerei lo schermo con qualche breve poesia con cui andrei ad iniziare. Ecco. Poesia, ad esempio, che apre la raccolta è Forme, in un giorno qualunque della memoria. Il fumo che esce bianco dal camino in questa rigida mattina di dicembre prende forme d'uomo, di donna, d'animale, ma presto cresce e sale, si disperde, si raffina e non c'è forma che sia uguale a quella di prima. Tutto muta, immutabile e ci chiama e ci investe. E ci chiede occhi allo sguardo che dormiva. Sempre sul piano delle relazioni, ovviamente, ci sono le relazioni che partono dallo sguardo con uno sconosciuto, uno sguardo una traiettoria stradale, in una gorà, una piazza casuale, e che però può lasciare il segno, sguardo, eppure non si scorda un volto intravisto nel vuoto della folla, se il nostro sguardare non è sabbia
di clessidra, ma acqua, terra, fuoco. Dimentichiamo i nomi, dimentichiamo i giorni, dimentichiamo. Eppure, non si scorda uno sguardo se dalle pareti della sua vita cola l'angoscia dell'anima, l'incanto di una storia che ti piace. E penso che questa sia un'esperienza che qualche volta abbiamo fatto tutti, no? Anche con l'estraneo. Quando ci è capitato di guardarlo in volto, diciamo, no? E non bypassarlo, magari perché è un mendicante di qualcosa, no? Così, perché non eravamo nella condizione, ma in un disagio, per farlo, ma in un disagio personale. Ecco, lo sguardo anche dell'estraneo, il volto dell'altro, no? Come ricorda tanta filosofia, pensiamo a Levinas, no? Il volto dell'altro ci chiama, ci interroga. Certo, Sartre, altro grande filosofo francese, vedeva nell'altro l'enfer, l'inferno, no? Inferno. E, diciamo, dipende da quello che vogliamo accettare. Ci sono filosofie da ambo le parti. L'autre può essere l'enfer o può essere l'ancora di salvezza. Colui che ci chiama religiosamente ad una radice comune o anche laicamente a una radice comune e che ci interroga e che ci fa inciampare, no? Quindi poi possiamo scegliere se stare con Levinas, con Sartre, una via di mezzo, insomma. Dipende, no? Anche da come stiamo vivendo e così via. Sicuramente l'altro interroga, l'altro ci interroga. E l'altro può essere ovviamente l'altro che conosciamo bene, l'altro che c'è a fianco, l'altro con cui abbiamo creato una famiglia, un affetto forte, una relazione, l'altro che ha il nostro sangue, il familiare, l'amore, l'amico, l'amicizia. È sempre l'altro, sicuramente rispetto all'io. Questa, ad esempio, è dedicata a mia moglie, come tante poesie della raccolta, sostanzialmente, con cui insomma, abbiamo una relazione da 27 anni, insomma, ecco. Non chiamare la resa. Svaniremo, forse. Un discolo fra le stelle. Saremo alone o materia oscura, nana rossa invisibile a un occhio nudo, cellula impazzita di gioia in un divino mandala. Ma ora sboccia, prima di scendere a terra o di farti sollevare da un'aria che trasporta. Non sostare sulle pieghe stropicciate dei nostri gesti minimi. Su fasci di nervi in attesa di una posa. Fatti il movimento che sostiene il cerchio del nostro peso. Animula che il mio giorno sfoglia. Non chiamare la resa che consola. Mi sei cara più della prima luce, se appari labbra d'ambra e ti adagi sul mio respiro insetto. Tu che tessi senza sosta. Ogni ora la mia tela. Ecco, allora lascerei ora la parola all'amico Giuseppe Cerbino che è nella zona del Torinese e questo lo Zoom lo permette, insomma, sono felice di questo. Giuseppe Cerbino è critico letterario, diciamo che è anche curatore di una collana poetica per una casa editrice e vi invito quando avrete tempo ad ascoltare i suoi podcast. Lui ha fatto, quanti sono Giuseppe? 80, 90? Sono ormai 100. Sono 100, è arrivato al 100. Siamo, È arrivato al 100 con... abbiamo terminato proprio con la E 100ª puntata 100. dedicata ad Armando Saveriano. Giusto, al grande Armando Saveriano, poeta avellinese irpino, morto prematuramente, Sì. e fondatore assieme ad altri, Federico Preziosi che ci segue, ed altri di Versipelle, di una comunità e di una grande rete che è nazionale. Ecco, 100 puntate,
intitolate Il volo di Esterina, la famosa poesia di Montale. Ecco, Sì, consiglio di è ispirata a falsetto. ispirata. In realtà non è un verso di Montale, ma Ma è in ispirata qualche maniera Esterina. desumibile. Ecco, Ecco, è quindi desumibile questa. invito tutti, quando avrete tempo, sono 100 puntate da 20 minuti cada una, quindi anche rapide, e lui sostanzialmente attraversa tutto il Novecento, dai poeti più noti, insomma, Ungaretti, Montale, Quasimodo e quant'altro, ai poeti, alle poetesse soprattutto meno noti, e fa veramente, lo dico con sincerità, un'azione ammirevole, anche per gli insegnanti, perché purtroppo molti poeti e poetesse di pur alto livello, ci viene in mente Opezzo, Romagnoli e tante altre, insomma, no? Non sono così conosciuti e non sono presenti nei manuali anche di scuola. Quindi diciamo che Cervino ha svolto in questi anni un'azione veramente ammirevole, certosina e costante, da formica culturale proprio, formica operosa. Con questa realtà divulgativa di tanta poesia di livello medio-alto del Novecento italiano. Ecco, quindi vi invito ad andare a vedere il volo di Esterina, anche perché poi l'una richiama l'altra, sono fatte proprio bene con musica in sottofondo, insomma, una parte critica, lettura di poesie, eccetera. Eccolo, ti do la parola, Giuseppe. Ti ringrazio Massimo, intanto grazie per l'invito, per la presentazione di questo libro veramente notevole. Io l'ho letto più e più volte e devo dire che già dal titolo, il titolo è, come posso dire, è enigmatico e magnetico allo stesso tempo. I poeti, quando sono veramente autentici, riescono a essere il più precisi possibile nella misura in cui sono potentemente ambigui. Più ambiguo è il titolo, più ambigua è l'evocazione, più precisa è la parola poetica, paradossalmente. Perché queste soglie vietate evocano diversi elementi, no? Quasi posso dire polisemici, ecco. Che cos'è la soglia vietata? La soglia presso la quale noi ci fermiamo o la soglia che nonostante il divieto sorpassiamo con inquietudine, con dramma, ecco, e affrontando il dolore, l'angoscia che questo divieto può determinare, può, come dire, anche a volte minacciare. Noi in questi ultimi 2 anni abbiamo vissuto, no, diverse, diciamo così, abbiamo attraversato diverse soglie vietate, o meglio, diverse soglie che pensavamo fossero vietate. La soglia delle epidemie, la soglia della guerra, della carestia, quantomeno noi occidentali, no? Ecco, la soglia della minaccia nucleare. Tutto questo però per chi vive nella illusione del benessere, tutto questo divieto porta sempre un dolore, un tormento. Il poeta a un certo punto indica questo divieto, indica questa soglia e ci dice che bisogna a un certo punto affrontarla. Bisogna prendere il coraggio di quanto questo tormento del divieto ci viene fatto, ecco, ci viene prodotto. Questo divieto, come dire, ci minaccia. Bisogna affrontarlo con coraggio e con il coraggio della parola, con il coraggio della poesia.
le soglie vietate che stiamo attraversando sono soglie, diciamo, contingenti, però poi sono soglie storiche. Poi ci sono le soglie vietate di tipo, come posso dire, metafisico, quindi esistenziale, le soglie della malattia e le soglie della morte. E non si muore di più o di meno in Occidente o nel Terzo Mondo. Forse in Occidente si muore meglio, però è sempre, come dire, ogni uomo, che sia povero, che sia ricco, che viva di benesseri materiali e via dicendo, vive questa profonda soglia che è quella della morte, che è quella della paura, dell'angoscia della morte. Ecco, Massimo in questo libro attraversa tutte queste soglie, come indica anche Umberto Piersanti, cioè le soglie di una dimensione più intima, come anche quelle di una dimensione e di una paura più storica. Ecco, è a 360 gradi, e a 360 gradi le affronta con il linguaggio più adeguato. Massimo ha certamente una postura lirica tradizionale, però non disdegna mai di cedere a un linguaggio più dimesso, più parlato, più prosastico. Ecco, proprio perché l'oggetto deve essere rispettato, la vita, eccede la poesia e quindi deve avere il suo giusto linguaggio. Un'altra operazione presente nel libro, che non è nuova nell'operazione poetica di Massimo, è l'uso di dei tessuti del materiale della poesia della poesia tradizionale. Tutta la tradizione poetica è in qualche maniera utilizzata, rielaborata, rimodulata da Massimo, ma non con un piglio esclusivamente intellettualistico o dotto, ma per utilizzarlo e assimilarlo nel proprio vissuto. No, c'è un verso di una canzone di André, di Max Manfredi, La Fiera della Maddalena, dove dice: vorrei una canzone la cui trama è così stretta e così fitta che non si vede la cucitura. Ecco, l'operazione che fa Massimo crea una trama così fitta che non si vede l'innesto, ecco, con altri versi che lui naturalmente cita, però li cita in maniera tale che si perdono nel suo vissuto, nella sua vita di tutti i giorni. Cioè è come se Massimo volesse portare a soccorso del proprio vissuto una parola che lui riconosce superiore, che lui riconosce somma, rielaborandola e a volte, no, contestandola, come accade per esempio in una poesia, Spine cadute, dove cita Montale. Non so se ce l'hai a portata di mano, Massimo. Sì, è proiettata. Cita Montale e lo confronta, lo contrappone in qualche maniera a una visione più autentica, che è quella della vita, dello sguardo della figlia. Questa poesia è dedicata alla
seconda dei miei figli, Maria, una ragazza, diciamo, religiosa, poi ha avuto dei periodi alti e bassi, insomma, ha avuto le sue crisi adolescenziali, ma dopo una crisi adolescenziale ha avuto un forte rigurgito religioso e c'è stato un periodo, ovviamente sono sempre periodi altalenanti, in cui aveva una forza che quasi mi spaventava nell'aiutare l'altro. Per cui ha aiutato, ad esempio, un ragazzo che conoscevo così indirettamente ad uscire dal giro della dipendenza, insomma, no? E portandolo in una comunità qui in Trentino di recupero, insomma, poi non so come sia andata a finire, ma la forza che avevo in quel periodo era incredibile, insomma, no? Proprio questo fuoco d'amore, diciamo, nell'aiutare l'altro ad uscire dal disagio e dalla crisi, per cui gli ho dedicato, insomma, questa poesia. Così, rispetto alla visione che dà in alcune poesie capolavoro Montale, in Ossi di Seppia, no? Oppure anche Camillo Sbarbaro nella sua visione nichilista di camminatore per le strade, no? In cui si vede l'altro come uno zombie, un alienato, un uomo legato solo ai propri vizi, no? Quel giudizio continuo che ha l'uomo moderno, contemporaneo verso l'altro, che effettivamente dando ragione quasi in questo a Sartre, sembra il luogo dei vizi, il luogo dell'anonimato e il luogo dell'inferno addirittura, no? Ecco, allora nel momento in cui ho visto mia figlia chinarsi sull'altro per salvarlo, mi è venuta questa critica poetica, insomma, no? All'uomo di cui parlavano anche questi autori che io amo molto, insomma, ovviamente grandi autori del Novecento, così insomma. Spine cadute, Maria, dal Papi. Preferisco mia figlia a te, Eugenio Montale, che ti volti andando in un'area di vetro per vedere accamparsi il nulla alle tue spalle o la tua ombra stamparsi su uno scalcinato muro. La preferisco anche al tuo amico Camillo e alle sue stime sbarbare, che vedono solo facce volpine, stupide o beate, ambigue e pitturate, rincorrere farfalle lungo l'orlo di un abisso. Mia figlia è tra coloro che si fermano sulle ferite di chi sanguina, fra coloro che in ogni vita vedono una stessa meta, non nel buio, anche se ignota. Le vicende di gioia e di dolore, la vicenda di gioia e di dolore la tocca, non si muove fra la gente con gli aperti e strani occhi, ha due mani che raccolgono spine ai bordi dell'umano. Non accetta che si dica non si può più fare niente, sono lì per loro scelta. Talora la sua speranza resta delusa, certo, si è liberi di stare ai bordi, si è liberi di avere una piaga aperta, ma più che una piega di dolore sul suo labbro scoppia un gemito a fatica trattenuto, un'acqua amara di risorgiva e, come una coda di scorpione, riprende il suo cammino fra la gente che non si volta, che non vede la propria ombra, fra la gente che attraversa i trasparenti, tu, pronta a scommettere che quelle vite siano spine cadute dal volto di Gesù. Molto bella questa, è una delle più intense, quantomeno la trovo tra le più intense, insieme, diciamo, tra quelle più personali, no? Se posso usare questo termine, Massimo. Mi ha colpito anche un'altra poesia in cui tu rimoduli, invece questa volta Foscolo, il padre prodigo. Ecco, immagino naturalmente una poesia dedicata a tuo padre.
e lo descrivi, lo racconti in un contesto di degenza ospedaliera, da quello che posso comprendere. E poi è interessante questa ultima richiesta, no, finale del padre, nonostante la malattia, questa voglia, questo grido di vita e questo grido alla vita, no? Sì, no, in realtà, perché poi non abbiamo mai parlato con Giuseppe, no? No, in realtà mi è successo questo qualche anno fa. Ero in un quartiere, la zona dove abitavo, qui in Trentino, la zona di San Martino, è una zona storica. Era la settimana prima di Natale, c'erano le luminarie e così via, in mezzo a negozi anche pakistani o di vendioro dismessi, eccetera. E, come dire, ho avuto un'esperienza molto forte, cioè questa idea di festa che si stava preparando, no? Come succede, è vero che i bambini la sentono. La sentono più di noi, ma insomma anche l'adulto sente, no, questo desiderio di festeggiare. E mentre camminavo da solo ho sentito proprio la presenza di mio padre, che era morto, Giuseppe, era morto. Ecco. Mio padre è morto nel 2003 di tumore ai polmoni, 76 anni, quindi era ad anni di distanza. Poi, come dire, era una figura, rispetto alla figura materna, meno presente, quindi parlava nemmeno molto, per cui non è che io pensassi tutti i giorni a mio padre o quella mancanza che invece magari c'è verso la madre, insomma, è un'altra cosa, no? È così, no? Eppure io non ho avuto dubbi in quel momento, cioè è come se mi avesse attraversato. Io non ho avuto dubbi, anche uno li fa tutti i giorni questa esperienza. Cioè io ho avuto la certezza assoluta che in quel momento era lì con me in mezzo alla strada, mio padre, la sua energia, c'era la sua presenza, non ho avuto nessun dubbio. E sentivo che mi chiedeva appunto di preparare la festa anche per lui. Cioè ho sentito che veniva dal freddo e mi chiedeva un posto, come ho scritto, al caldo, nella mensa della famiglia. Sono esperienze che uno fa forse una volta nella vita, insomma. Certo. E si ha la fortuna di farle. Però non ho avuto alcun dubbio, non è stato un pensiero, è stato un attraversamento che si è incarnato anche a livello empatico. E ho sentito questo aspetto, che chiedeva proprio di partecipare in vista del Natale alla mensa, di stare al caldo con la famiglia. Per cui un po' di getto ho scritto questi versi a lui dedicati, insomma, per ricordarlo. Il padre prodigo, forse perché della fatal pace tu sei la forma che improvvisa mi investe in questa sera di dicembre. A me sì, caro, vieni, o padre, su questo marciapiede di confine, fra i resti di negozi pakistani da riaffittare, compra oro spenti e luminarie che invitano a un Natale di pace, mercatini e viaggi organizzati. Forse sei qui così, vivo e totalmente animato, come un cane sulla soglia di un pasto, morso dalla fame, a riscaldarti. Conservo la tua giacca di pelo d'acrilico e finta pelle. Indossala mentre accendo la fiamma della corona dell'avvento. Lo so, un purgatorio in transito o un paradiso estatico, cedi per un po' di brodo tiepido, un pane che si sbriccia, un bicchiere di buon rosso. Attaccato a un tubo clinico, ti sei spento in un rantolo muto. Adesso maceri gli acini nel torchio del mio affetto, da un bordo bianco in cui cola il tuo vissuto, mentre lei ti è in agguato. Mi chiedi dall'asfalto un po' di posto in questa vita che hai condiviso, l'unica dove hai urlato, l'unica dove hai riso.
anche questa molto intensa, molto carica proprio di quella dimensione di cui parlava Tugnoli, se non sbaglio, vero? Chiedo Sì, scusa. Claudio Tugnoli, sì. Professor Tugnoli, di questa interconnessione, no, tra di tutti, della vita come della morte, e anche dei morti che, come direbbe Emanuele Severino, visto che è stato anche un tuo insegnante, un tuo professore, non so se un tuo maestro, ma i morti che ci attendono, che chiedono, no? Che chiedono appunto in qualche maniera la vita che ancora esprimono, perché i morti, come dice Severino, non sono l'andare nel nulla, non sono gli annientati. Ecco, c'è una interconnessione buddista, ma anche in qualche maniera una interconnessione che ricorda un po', ecco, alcune delle riflessioni di Emanuele Severino. E, non so se sei d'accordo, ma insomma Certo. andremo. Eh? È stato forse il più grande filosofo italiano del Novecento. Ha Ecco, e qui. lasciato un pensiero forte, ecco, non debole, come tanta grande Certo, filosofia del no, ma Novecento. Il pensatore senza forte ombra di dubbio è italiano. una delle letture assolutamente costanti ormai da 20 anni della mia vita, e quindi questo è l'ultimo che sto leggendo. E quindi c'è questa interconnessione, naturalmente, il rapporto tra il buddismo, comunque l'Oriente, e la filosofia di Severino è complesso, e quindi non possiamo naturalmente parlarne qui in questa sede. Però ho visto, ecco, effettivamente queste interconnessioni forti, in cui effettivamente la morte, intesa come la intendiamo noi, non ha molto spazio. Ecco, mi è parso di comprendere questo anche nella tua in questa tua poesia, cioè intendo in questa silloge. E come mi pare di cogliere anche un'altra bellissima poesia intitolata Del ricovero. Ce ne vuoi parlare? E questa è una poesia dedicata a mia madre, che in seguito, che lei è venuta meno, aveva l'Alzheimer. C'è una poesia che gli ho dedicato, insomma, Sì. intitolata anche Alzheimer, o una dopo purtroppo il trapasso. In questo caso, un mese prima del trapasso, ero andato a ricovero a Castelfranco Veneto, dove era a trovarla, insomma. Chiaramente aveva già un Alzheimer anche abbastanza avanzato. Se, sì, mi riconosceva e così via, ma ovviamente c'è quella situazione di disagio e di dimenticanza, per cui alcune cose, alcune puntualizzazioni mi avevano colpito. Chiaramente c'è sempre quella paura che sia l'ultima volta che vedi una madre, insomma, no? E come più o meno poi è stato sostanzialmente, quindi è stato come un'anticipazione, ecco, un prepararsi per l'assenza del ricovero. Sono venuto a trovarti senza avvertimento. Nel parco alcuni sono in piedi sull'erba, altri in carrozzina sotto coperta. Dentro, in zona baretto, c'è chi gioca a carte, forse a burraco. Salgo in ascensore. Ti trovo seduta sul letto con la TV accesa. Parlotti un po' fra te e te. All'inizio non mi riconosci, la vista è fioca. Poi ti riai, ci parliamo, ti porto giù al sole, saluti le cocorite in gabbia. Ogni tanto qualcuno muore, sai, e resta a terra. Parliamo, ricordiamo, nominiamo. Un po' ci vedo, sai, con quest'occhio, con la luce giusta. Quella pianta è in sofferenza, dici improvvisa. Sta morendo, vero? Mi sorprendi. Sì, la vedo secca. Forse è già andata. Sarà stata malata, forse. Dopo un'oretta ti riaccompagno al piano. Hai fretta di salire.
devo essere puntuale, sai, con la cena. Manca più di un'ora, aspetta un po', ma poi ripeti ancora e ti accontento. Stai attento per strada, mi raccomando. Stai serena, mamma. Ci vediamo presto. Vado al parcheggio, mentre l'aria si è fatta più fresca, più tagliente. Mi fermo un momento sul sedile, prima di avviare. Un giorno te ne andrai, oltre il parco, senza voltarti, anche tu, senza avvertimento. Ecco. Poi ecco, c'è una questione che è diventata anche quasi cieca, è venuta la maculopatia, è venuta da Zemmi, insomma. Certo. Per cui la questione del... Per questo ero rimasto, perché con la maculopatia ci vedeva uno e uno, poi faceva, quindi oltre all'Alzheimer, eppure riusciva a vedere delle cose che mi colpivano, no? Ecco, questa capacità dell'umano effettivamente di andare oltre i sensi, no? Anche quando ha una malattia così invasiva come l'Alzheimer, e anche magari la vista, eccetera, eppure lì si potenzia qualcosa, capisci quanto l'umano abbia questa energia, questo andare oltre, insomma, anche in momenti così. Penso che sia uno dei motivi per cui sia importante stare vicino, anche che siano genitori o meno, alle persone in queste situazioni, perché sì, possiamo imparare tante cose, insomma, penso che un po' tutti, sì, insomma, questo... abbiamo esperienze no, in questo senso, sentito o vissuto, perché poi quando ci si confrontano, e sono cose che ti restano, no? In modo definitivo, più di queste relazioni purtroppo fasulle, socializzate, vacue, che riempiono il nostro quotidiano, soprattutto negli ultimi anni. Questa è la presenza, cioè Sopperilli è bella sempre, la presenza è proprio, anche nella distanza, io sento gli amici in Zoom presenti, questo è l'umano. È quello appunto di cui parlava Terenzio, certo, una poesia dedicata a quello, sì. Certo, e a proposito dell'umano di Terenzio, questo concetto di umano che travalica, esorbita quasi il concetto più scientifico, più normativo di salute, no? nella tua poesia, quasi un concetto più ricco, più fecondo, ecco, rispetto a qualche cosa di più standardizzato, più sclerotizzato. C'è una poesia che proprio riconosce questa potenzialità e si intitola appunto Umani e porta in esergo proprio una frase proprio di Terenzio: uomo sono, nulla di ciò che è umano mi è estraneo, no? Sì. Ecco. Pensate che voglio interrompere questo momento veramente intenso. Stiamo, bene, penso che si sente, no? Stiamo. Ecco, stiamo vivendo un momento molto intenso, in cui mi sento di dire a Massimo Parolini, che sta leggendo molto bene. Non ti ho mai sentito non bene, ovviamente, perché scandisci bene le sillabe o perché hai un tono della voce, ma bene più a livello di intensità emotiva, e questo dipende appunto da quello che hai scritto, dalle tue parole. E quando hai letto il testo dedicato a Maria, a me era venuto spontaneo non dire, non mi sono trattenuta e nessuno ha applaudito. Però siamo sempre lì tra il desiderio di applaudire, perché sentiamo stai parlando di cose che tutti quanti abbiamo sperimentato, più o meno intensamente, che conosciamo. Ecco, io volevo dirti che tutti vorremmo applaudirti, però inviterei tutti a non applaudire, perché sia proprio la sensazione che stiamo vivendo un momento in cui la parola è sacra.
Quindi sappi che siamo con te, ovviamente, però rispettiamo questo momento. Scusate, sempre molto, ma ti tenevo perché si è imbarazzato, no? Si può dire bene, sì, ti vorremmo applaudire, però non lo facciamo, tu sai che l'applauso è interrotto. No, ma non scherzo. Che piacere, cioè, l'ascolto è empatico, si sente. E... umani, Terenzio, il punitore di se stesso, diceva: uomo sono, nulla di ciò che è umano mi è strano. Ecco, penso che questo aspetto dovrebbe essere inciso, no? Sulle soglie delle nostre case. Questo è riferito a una realtà che abbiamo condiviso tutto, no? La realtà degli infermieri, dei medici, durante soprattutto l'apice del virus, del Covid. E come sono stati all'inizio osannati, santificati, per poi essere abbandonati, no? Sostanzialmente. Allora, la riflessione era banalmente quella di dire, forse non hanno semplicemente interpretato come dovremmo fare tutti. Chi fa l'operaio, chi fa l'elettricista, chi fa il drago, chi fa l'insegnante, chi fa l'infermiere, il proprio ruolo di umano. Forse hanno fatto questo, senza voler essere santificati, deificati e poi abbandonati. Bardati con scafandri e mascherine, ombre bianche e chine su un respiro, e abbiamo temuti o chiamati eroi, offrendo nel buio un violino lustrale, interferenza alle ambulanze, da un tetto un cemento di ospedale. Pollici alzati, applausi corali, sirene sincrone e abbracci virtuali. Nell'aria falcata da frecce tricolori, non c'è voce che non partecipi all'aureola da figli in gloria. Vogliamo martiri angelicati, forse profeti per rinnovare il calendario da promemoria ormai consunto di vecchi santi. E se alla fine fossero solo uomini e donne, ma per davvero, che fanno bene il loro lavoro, che hanno il senso del loro dovere? Non è questa, noi ci chiediamo, la natura sincera della parola umana? Ecco, e lo sguardo, il tuo sguardo poetico non lesina nemmeno considerazioni intorno ai fatti di cronaca. Naturalmente sempre con lo sguardo così lirico, simbolico, per trarne naturalmente delle considerazioni che vadano oltre il fatto meramente giornalistico. Un esempio di questo è Risorgive, no? Dedicate, leggo nella nota, a Gloria di Campo San Piero, a Marco di San Stino di Livenza, vittime del tragico rogo del Grenfell Tower di Londra. Ecco, e la poesia si correda di una loro immagine in autoscatto, no? Ci vuoi parlare di questa poesia che tra l'altro ha una versificazione molto lunga, quasi appunto una prosa poetica? Sì, è un episodio che ricordiamo tutti. Sono passati da poco 5 anni. E li vediamo in fotografia, sono condivisi, in un autoscatto fatto al Louvre dai 2 fidanzati. E Marco di San Stino di Livenza, architetto, e Gloria, in un paese vicino al mio paese originario. Io sono di Riese Pio X originario, provincia di Treviso, paese di San Pio X. Gloria è di Campo San Piero, vicino a Cittadella, lì nel Vicentino, ma siamo lì a pochi chilometri. Quindi il dialetto, tra l'altro, di quella zona del Padovano è il dialetto di Rebellato, del grande poeta ed editore Pino Rebellato, ed è molto simile al mio trevigiano, che è molto distante dal trevigiano del Piave, di Cecchinelle, di Zanzotto. Perché noi siamo incuneati, la zona di Riese Pio X, Asolo, eccetera, col Vicentino e il Padovano. Quindi
il dialetto usato dalle Bellato era quasi uguale al mio, insomma, pur essendo appunto io in provincia di Treviso. Quindi quando è successo questo fatto? L'abbiamo visto in diretta, nel senso c'era la TV anche a casa mia accesa, e c'era quel, ricorderete, insomma, terribile incendio al Grenfell Tower di Londra, con quella fenditura, no, diagonale del fuoco che aveva colpito il palazzo. E mi sembra ci sia anche Giannino Gottardi, che saluto, tra i presenti, che poi assieme anche alla moglie Daniela ed altri ha fondato una fondazione, la Fondazione Grenfell, che fa molte iniziative pregevoli, tra cui, assieme allo IUAV, l'Istituto di Architettura di Venezia, quello di premiare annualmente una tesi di laurea proprio sui materiali anche, eccetera, perché il problema del Grenfell, che non è ancora risolto sostanzialmente, è stato l'utilizzo di materiali scarsi, quindi infiammabili, solito discorso, insomma, al ribasso, per risparmiare e così via. E ancora non c'è stata la parola fine, no, nel processo e così via, per cui la fondazione, presieduta appunto da Giannino Gottardi, il padre di Marco, che vediamo, fa tutta un'azione anche forte, insomma, di comunicazione e informazione a 5 anni di distanza su quello che poi anche la giustizia, che ora ha cambiato anche il premier in questi giorni inglese, ancora non è riuscita a fare, insomma, no? E siamo in Europa, non siamo nel paese delle banane, no? E nella culla, no, anche del diritto, no, in fondo l'Inghilterra, eppure ancora l'ingiustizia, diciamo, c'è, non è stata fatta giustizia su un dramma di questo tipo. Sembra, se non erro, poi casomai Giannino, se vuoi intervenire, magari puoi correggermi, ma sembrava all'inizio che fosse stato un cortocircuito partito da, forse da un elettrodomestico, insomma, casualmente, poi però si è espanso velocissimamente, e l'ordine è stato quello di non uscire sostanzialmente, no? Di non uscire, di non scendere. C'è chi invece si è catapultato giù, insomma, qualcuno ce l'ha anche fatta a sopravvivere, anche nei piani alti. Adesso non ricordo Marco e Gloria, se fossero al 23° piano, comunque erano in uno dei piani più alti, ma qualcuno anche di piani di vicino si è anche salvato. Loro sono stati obbedienti, bravi ragazzi. È stato detto di stare dentro, e ha seguito insomma ciò che è stato detto, che arrivavano, che non c'era pericolo, che arrivavano a salvarli e così via. E poi il fumo che entra, insomma, come appunto i genitori di entrambi ci hanno raccontato. Io ho presentato questa poesia pochi mesi dopo, poi al Parco Zanzotto di Riese Pio X, la presenza dei genitori, insomma. Insomma, un dramma incredibile, il fumo che entra nella stanza, il saluto finale, insomma, una cosa incredibile. Ecco, io ho 3 figli, per cui non potevo non sentirli come i miei figli, insomma, cioè, per cui mi ha sconvolto questa cosa, empaticamente, come fossero stati i miei figli. Ecco. E quello che dicevo all'inizio, sguardi, voglio dire, non puoi rimanere, poi in questo caso c'è anche un'empatia, perché nel mio caso anch'io ho figli maschi, figli femmine, quindi ancora di più, ma penso che anche se uno non ha figli, cioè, questo aspetto, cioè, saranno i neuroni specchio, se non il vissuto, scatta immediatamente, no? Ci sarebbe il desiderio di fare qualcosa, di salvare e così via, questa impotenza, questi drammi che sembrano al di fuori di una luce di fede non avere alcun senso, ecco. Per cui ho dedicato loro questi versi, così, di consolazione anche personale, diciamo, e in un'idea di una vita, appunto, che va oltre la vita, di una vita che procede, come sentiamo, che va oltre, che non finisce in una carcassa di grattacielo, in un modo così assurdo, ma che procede, in modo che questi due giovani innamorati che erano andati, anche questo è un aspetto da evidenziare, 2 laureati brillantemente
a Venezia, lo Iuva, due architetti che dopo qualche esperienza alla fine decidono di andare a Londra a fare il salto anche per avere più futuro. Anche questo sulla nostra Italia, no? Fa riflettere, no? Questi giovani, queste eccellenze che alla fine vanno, no? Ma l'Italia potrebbe anche accogliere questi giovani, dare loro opportunità di un futuro anche a un certo livello, no? Perché c'è anche questo aspetto, ma senza nessuna polemica. I giovani possono anche aver voglia di andare, di vedere altre realtà, magari per poi tornare, per carità. Viviamo in Europa, viviamo nel mondo, non dobbiamo fare nazionalisti, ci mancherebbe. E quindi l'idea, attraversando il paesaggio, che è il paesaggio che cito, sia nella vegetazione che nella fauna, è il paesaggio sia della zona appunto del Padovano che della zona del Veneziano di Sant'Stino di Livenza, da cui proviene Marco, insomma. Ecco, l'idea che Marco e Gloria tornino in primavera, sempre, ciclicamente, a rinnovare la terra, a riportare col loro alito, il loro pneuma, il loro alito di vita, a rinnovare la natura, ad essere questo messaggio continuo. Diciamo, ecco, io anche in questo caso ho sentito, come dire, in queste parole la loro presenza, come dire, sono contento di questi versi, che non sono il bel verso, sono un luogo che mi è stato come dettato, pur, ripeto, non essendo questi bellissimi ragazzi che abbiamo di fronte, che avevano un futuro davanti, non essendo i miei figli, ma avendoli sentito, insomma, come tali, e per cui empaticamente, sentendo quella radice dell'umano che ci fa dire c'è qualcosa che eccede, e lo sentiamo e lo sappiamo. Un po' come diceva Jung, no? Quando gli chiese, ma lei crede? Dice, io non credo, io so. Ed era Jung, insomma, no? Comunque uno dei padri della psicanalisi. Quindi è quel sentire, quel sapere che forse ci lega profondamente, se sappiamo ascoltare, nella radice umana. Una parte finale è scritta appunto in dialetto, proprio per essere dentro anche alla parola e alla zolla veneta, diciamo. Risorgive. Ecco, solo una cosa, parla dell'abbraccio di Talo. Talo, appunto, come ho indicato in nota, era un essere, un uomo di bronzo creato nella mitologia dal dio Efesto per il re Minosse, in funzione di guardiano di Creta. Sostanzialmente lui disintegrava le sue vittime abbracciandole. Quindi una specie di, oggi diremo un robot, insomma, no? Di fuoco che le abbracciava incenerendo. Nel rumore edelica che accompagna, ricorderete questo elicottero che continuava a girare, no? Perpetuo attorno a questo enorme grattacielo in fiamme. Nel rumore edelica che accompagna, spettrale, gli idranti nel silenzio delle ultime fiamme nefaste, dopo il grido, lo strazio dell'abbraccio di Talo, si eleva un fumo inutile, uno scarto che non giunge agli dèi, dalla pira di cemento e alluminio al ribasso, nel buio di una stele serrata dai chiodi di Efesto, là dove beltà splendea e sudate carte. La vostra storia, oltre l'età fiorita, tatuaggi d'uncinetto della nostra memoria lisa. Ora tornate, il vostro viso luminoso, bello, bellissimo, che dice vita, che ancora sei nostra e di tutti, scorrerà da risorgive sulle zolle vangate come un seme di frutto, e la bigia su lontano porterà l'annuncio del passaggio al piro piro, alla steppazzola, alla capinera, lungo il muson dei sassi, e l'amico tergola, ad ogni ansa, in ogni golena dai pioppetti attenti, nei fossi, nei meandri abbandonati, tra i giunchi neri della palude onara, l'airone cinerino e il fischione faranno eco al vostro arrivo, e i prati aridi sentiranno l'alito di quel sorriso fresco che dice vita
ancora, e la torba limosa e le ghiaie e le sabbie si smuoveranno dal torpore, e l'Eufrasia sbatterà le sue ciglia mentre la Poiana girerà nel vostro corridoio d'anime a lambire i mulini, le filande, le segherie alla veneziana, e sarà ala il polline degli amenti, e la calta gialla si aprirà e dirà il vostro nome al sigillo di Salomone nell'ombra, se agitando timido le vocali foglie, saprà commuovere la menta palustre, e così l'anemone nemorosa avrà brividi a stami pistilli, e l'erioforo farà la sua parte, sventolando in alto i piumini. Ecco, le parti in corsivo sono citazioni da Zanzotto. Di nuovo tornate, in tremiti continui, sui sentieri degli Ezzelini, nel cammino di Sant'Antonio e poi giù in lontananza, al di là del Brenta, fino all'Ivenza, accolti dallo stridio dei cocai, dal guizzo rosso della scardola argentata, dal luccio dai denti taglienti ad ogni stagione, per la nostra, vostra non dimenticanza. Conforterete il paesaggio dal caivo, sarete sagra del risveglio. Non vi lasceremo in quella muta carcassa dai piani, i piani affumicati, la vostra terra che vi cuna ha bisogno di voi, del vostro sorriso acceso di giovinezza che sciolga la brosa di una discesa per scorciatoie assai precipite, nel cono d'ombra del vi aiuterò da lì, dal cielo dietro il cielo, terra, pece, terra abbacinante di ogni mancamento, sui tralci della vita che rifiorisce, sull'erba appena tagliata, sue raise, sue paie secche, sul primo fen, sue soche, sue panoce, sua terra che boie, sua terra che giassa, sui visei, sui fagari, sui figari, sui veci morari senza rami, sui nogari, sui salgari, sui campi de spighe, sua tristessa di chi va, sue fatiche di chi resta. Sempre tornare allegri a far nuova la terra, sarà l'ora pibea, quea, dei vostri sorrisi lucentissimi, maestuai dal fuoco che non smusica. Ecco qui la parte finale, appunto, è in dialetto padovano trevigiano, diciamo. Ma più o meno avrete capito, a parte il caigo, insomma, la nebbia, insomma, non è che sia così distante, la brosa, insomma, la rugiada, eccetera, no? Ma se c'è qualche non triveneto, insomma, e poi sostanzialmente sull'erba appena tagliata, e appunto sulle radici, sulle paglie secche, sul primo fieno, sulle zocche, sulle panocchie, sulla terra che bolle, sulla terra che ghiaccia, sulle vigne, sui faggi, sui vecchi gelsi senza rami, sui noci, sui salici, sui campi di spighe, sulla tristezza di chi va, sulla fatica di chi resta, eccetera, insomma, resta. Perché diciamo che il vantaggio nel dialetto in questo caso è che figari, salgari, nosari, c'è quell'ari che ci aiuta, insomma, no, anche nella tessitura fonica. Ecco. Sì, sembra quasi una preghiera, un'ejaculatoria, una sorta di rosario che si sgrana, no? In qualche maniera, quindi una sorta di proprio di mantra che si ripete, che ripete sia una sorta di dramma, certamente, ma anche di riconoscimento di una vita che vuole che si ostina a non spegnersi, no? Come la vita di questi due ragazzi. Certo. Ogni poesia in questa silloge è quasi una sorta di quadro, no? Che riflette una finestra su un concetto, su uno scorcio della vita, dell'esistenza, della cultura, dell'origine del mondo, dell'origine dei tempi, no? E c'è una poesia proprio intitolata Fiavé, che
è un comune italiano della provincia di Trento, del quale ti inviterei a parlare perché ovviamente è anche questa una sorta di pretesto, no? Poetico intorno alla, come dire, all'origine della vita, della realtà e all'origine proprio della dell'esistenza tout court, ecco. Sì, va bene, i trentini ovviamente conoscono bene il luogo, per i non trentini appunto è un comune italiano nelle giudicarie esteriori sull'altipiano morenico dell'Omaso, e dove è presente questo biotopo con appunto resti di insediamenti palafitticoli originari, sostanzialmente è diventato dal 2011 patrimonio dell'UNESCO. È tutta la zona dell'Omaso, del giudicare, è una zona dove sembra il tempo si sia fermato, a un certo punto di vista meno diciamo antropizzata e quindi quasi vintage, no? Dove piace ogni tanto tornare, proprio perché sembra ci siano tempi più lenti, no? È un paesaggio quasi anni 70 per una certa, soprattutto l'Omaso, insomma, no? Anche questa zona, appunto, in cui spuntano questo biotipo, appunto resti palafitticoli. Chiaramente diventa metafora dell'inconscio, no? Dell'inconscio umano e anche della specie umana, no? Che riemerge in noi sostanzialmente, no? Quel luogo dove magari, come universo finale, dico, vorremmo riposare, no? Quasi un regresso ad utero, insomma, nel liquido amniotico primordiale, no? E inconscio, no? Dell'umanità, no? Quindi diciamo che dà quell'idea di un ritorno all'origine, no? Quindi quasi un desiderio di assopimento. Ecco, Fiavé, i rami di cachi appesi, la danza dei becchi all'arancio, polpa solare, ora chiedi un po' di tempo, quello che ci attende. Ciò che accade in volto forse ci riguarda, maestosi alberi antichi piegati dall'urlo dell'aria, poi giù alla torbiera dove lo sfagno si fa morbido e sale, periscopio o croda, a specchio del lago, un fitto di pali di larici e abeti, che un giorno fondava sull'acqua la nostra dimora, affiora ciò che ancora è sommerso. Collina morena, in te mi conduci, come una mummia di palude, dormo, dove anche il tempo non fa più radici. Ecco, e concludiamo questo percorso intorno alla tua poesia e quindi ovviamente intorno a questa silloge con uno sguardo che non poteva mancare ovviamente intorno alla natura. Anemone blanda, ecco, questa è una poesia che appunto anche qui prende come pretesto l'incontro con un elemento della natura per poi sviluppare, ecco, connotazioni ancora umane, perché nel momento in cui lo sguardo incontra qualcosa, questo sguardo indubbiamente investe di senso quella cosa che incontra. Ecco, niente mi è estraneo di tutto ciò che è umano, insomma, e quindi lo sguardo, ecco, essendo umano, non può rendere estraneo ciò che guarda, no? Ecco, quindi anemone blanda. Questa è l'ultima poesia che noi prenderemo in considerazione in questo percorso di questa sera. Sì, ecco, poi una poesia dedicata anche questa, come diverse altre, a mia moglie Sabina. Certo. No? Stava entrando nella sua panda color zafferano, per cui, come dire, c'è il momento in cui anche a distanza di 25 anni possiamo sentire l'innamoramento, insomma, per quella che diventa la persona più importante della propria esistenza, insomma, con il percorso. Poi l'anemone blanda, appunto, è questo fiore, no? Particolare. Anemone blanda, ciao bronzina, bisbiglio ai tuoi occhi.
per via del cerchiello verde nell'abbraccio e nello sbrogliarci, mentre entri nella panda zafferano, mi lasci la scia contagiosa di un ulteriore germogliare. Vicina la rosa nera, talea della madre, assiste, in umile campanella, in disparte e si ispira. Mentre ti seguo allo sguardo blando, sento lampante che non mente, dopo la guerra, il tuo sorriso. Ama, e che una donna, anche se invaso, con poca terra, fa il suo rizoma nel sentimento. Ecco, sento un sottofondo. Di campane, è l'apoteosi. Ah, perfetto, benissimo. Ok, molto bene. Io concluderei questa nostra chiacchierata e darei eventualmente spazio alle domande dei nostri ospiti. Certo. Quello che mi sento di dire è che in quest'ora di conversazione ancora una volta si è dimostrato che il poeta, in questo caso nella persona di Massimo, ma io credo che non sia il solo, il poeta non è uno che vive di, come dire, velleità, no? Di nebulosità, di elementi rarefatti e frusti e stanchi, ma è un abitatore del mondo e come tale lo descrive, lo esalta e come tale anche lo contesta. Ecco, quindi è un abitatore a tutto tondo, è di conseguenza non può non essere, ecco, come dire, una sorta di operatore civico, ecco, se vogliamo dire, usare questa parola nobile, no? E in senso molto alto e sublime, ecco. È un operatore civico che si interessa del mondo, si interessa della realtà che vive, perché vuole che questa realtà manifesti tutta la sua armonia, che spesso purtroppo è svilita e mortificata da tutta una serie di brutture che non stiamo qui a elencare. Bene. Grazie Giuseppe. Allora. Bene, allora ringrazio il professor Cervino e per le acute e considerazioni. E appunto, come preannunciato, diamo spazio agli interventi col microfono da tenere vicino. Oppure anche da casa, appunto, se, oppure, ecco, esattamente, se, anche se da, c'è qualcuno che vuole, remoto, sì, che vuole intervenire. Sì, sì. Molto volentieri, prego. Grazie. Ho sentito nei tuoi versi, Massimo, soprattutto i versi paesaggistici, soprattutto quelli che guardano la pianura circostante per Vigio Padova e per dialetto così morbido, così accattivante. No, ho sentito anche risuonare versi di altri poeti, tipo Porco, forse perché era fatta il pietra alla sera. Alla sera. Nella poesia in cui parlavi di tuo padre. Sì, sì, il padre prodigo, sì, sì. Poi ho sentito anche le chiavi delle paracchi dove certo, le sudate carte, eccetera, con
Marco e Gloria, sì, sì. Se non ricordo bene, se riguarda la loro montare, sì. Volevo chiederti se l'hai fatto unicamente perché fa parte della tua cultura o se fa parte ormai del tuo linguaggio. Sì, no. Certo, no, no. Come diceva Giuseppe Cerbino, semplicemente no, è perché, diciamo, questi tessuti, nel momento in cui li amiamo, entrano anche di prepotenza e di potenza a mescolarsi con qualcosa che in umiltà cerchiamo di tessere anche noi. Quindi, come per tutti, insomma, no? Anche gli amici, ci sono diversi poeti, Salami, anche online, voglio dire, capitano queste cose, cioè senza voler dar sfoggio intellettualistico, non avrebbe senso o altro, perché amiamo quei versi e li amiamo a tal punto che magari, cioè, si propongono anche come scampoli nel tessuto diversificazione e diciamo sì, magari poi li modifichiamo un po'. Un po' come si fa anche in pittura, ovviamente, no? In architettura, in scultura, cioè non sono solo citazioni, sono, diciamo, sì, diceva il professor Perini, sì, sono, non sono né plagi, anche se Eliot diceva che il poeta deve rubare, non imitare, ma no, voglio dire, sono proprio dei riconoscimenti, sono dei riconoscimenti di ciò che amiamo, e dire sì, noi possiamo riutilizzarli perché lo amiamo, perché è evidente, non è che uno può dire, anzi è il piacere che si riconosca un calco, sono scolastici, quindi voglio dire, non è il verso sconosciuto del poeta, no, e quello glielo freghi o il quadro, è proprio talmente come prenderlo dalla Bibbia, no, prenderlo. E quindi è proprio un atto d'amore, sostanzialmente. È un omaggio. È un omaggio proprio per dire, un verso così merita di essere ricordato, magari anche, come dire, dargli una forma che si plasmi sul nuovo vestito, ma in omaggio, sì, in omaggio. È un atto d'amore, è una dichiarazione d'amore, quando per me è così, ma penso quasi sempre è così, insomma, se siamo in buona fede. Voi avete il vantaggio della poesia, che la parola è diretta, perché se la bocca legata alla vita pratica, a parte tutta la letteratura, la parola purtroppo della pittura, della scultura, dell'architettura viene contestata. Ha detto Lionello che Dio, Lionello Venturi, Dio lo benedica, che più un quadro, una struttura voleva dire, viene spiegata in termini di pensiero, di contenuto, più si, una cosa che ho detto, si violenta la forma. Quindi la pittura è una questione di forma, per certi disgraziati, io sono da quelle costrutto, per visibile. Ecco, poi un'altra cosa carina, abbiamo vissuto un bel momento dietro al computer, quando certo. Non so, forse no, no, perché mi sono fatto il siciliano che parlava la mamma, no, per l'Alzheimer. Non ricordo chi fosse, volevo sapere chi erano quei nomi che ascoltavano, perché eravamo in conto purtroppo. E c'è stato un intervento di un assunto di lì, è creato un momento bello, anche se doloroso. A proposito dell'Ernesto Pran, la mamma di quello che ha scritto il libro sulla Saire, sorvegliato da un medico. Ah sì. Sì. Ricordo il nome. Sì, sì. Ti ricordi, Claudio? Sì, non era un poeta, sì, sì. Era. In cui ho capito diverse cose, non sto violando. Sì, no. Sì, no, certo. Però, come capisci, è scritta, c'è. E poi l'ultimo che mi sembra per nella seconda principia, a proposito di chi guarda nella vede, che non ho capito bene, non ho sentito, è sguardare. Sguardare.
che è dantesco, tra le altre cose. Sì. Possiamo, ma lo usa anche Dante. Ah, bene, grazie. Sì, lo sguardare. No, io volevo semplicemente ringraziare Massimo questa sera tanto, perché è un amico col quale piano sto lavorando un anno intensamente con tante cose, però attraverso le sue poesie ho capito di più di lui, perché spesso si hanno degli amici, si crede di parlare, però si ascolta poco, e forse la poesia spesso per il massimo tende a far conoscere meglio la persona al di là del cuore. Prima cosa. La seconda cosa, che in un momento come questo, post pandemia, speriamo, cioè Massimo già da prima lo faceva, lo sta facendo tuttora, ma una cosa che pochissimi poeti fanno senza interesse, cioè quello di scrivere, soprattutto di scrivere per gli altri, di leggere i testi, di approfondire gli argomenti, di occuparsi di un tutto sempre delle arti, dalla musica alla letteratura alle arti visive, esiste questo tutto che e poi voglio ringraziare Massimo anche personalmente. Grazie. Ecco, vedo Giannino, volevi intervenire Giannino? Mi sentite? Mi sentite? Papà di Marco del Grenfell, appunto, che ha creato sì. La stazione. Sì. Buonasera, mi sentite? Buonasera Giannino, grazie della tua presenza. Grazie a te. Allora, io più che una domanda volevo fare una considerazione. Ho avuto l'onore e la fortuna di conoscere Massimo nella presentazione del Parco della Poesia Ariese Pio X, che è stata detta prima appunto da Massimo, e ho ammirato la bravura nel descrivere due territori diversi, territori dell'intorno a Campo San Piero, l'Alta Padovana, i territori del Veneto orientale, Sanstino di Livenza, e la sensibilità con la quale Massimo ha affrontato la tematica, perché parliamo di una grossa tragedia, parliamo non solo di Marco e di Gloria, ma di altre 70 persone, di una tragedia che è accaduta nell'Occidente, dove sovente pensiamo di star bene e che certe cose non debbano mai succedere. E per cui questa sua poesia, il fatto di parlarne questa sera, ci dà una grossa mano a noi genitori e alle persone che ci stanno vicino per non dimenticare la tragedia e per ricordare la vita e l'esperienza di due bravissimi ragazzi. Grazie Massimo. Grazie Giannino. Che ha coinvolto, voglio dire, sicuramente possiamo dire tutti gli italiani, insomma, questa esperienza, perché sono i figli di tutti noi padri, insomma, e noi madri, e li sentiamo molto presenti. Io sono molto felice che loro mi abbiano ispirato questi versi per dare la possibilità anche proprio di sentirli continuamente vivi e presenti, come sicuramente sono, insomma, per voi, ma per noi tutti, insomma. Chiaramente poi, appunto, la tragedia ha dimensioni immani, 70 persone, ed è un lutto che altre comunità, ovviamente, anche in altri modi, elaboreranno. Comunque, ecco, l'importante è ribadire la loro vitalità, il loro esserci, il loro essere. Ricordo a tutti, insomma, proprio veramente questi genitori stanno facendo un'azione continua, insomma, attraverso la creatività, il volontariato, gli spettacoli,
e anche per evitare che succedano ancora cose così, che per un risparmio sui materiali, appunto, possano succedere ancora cose del genere. Quindi nel momento in cui, e anche questo è l'essere vivi da parte loro, ispirano, al di là della piccola poesia, ispirano azioni di salvaguardia, di tutela anche per il futuro. Quante vite saranno salvate? Sicuramente grazie a questa azione che state intraprendendo anche attraverso questo premio, no? Se vuoi ricordare appunto presso lo IUAV che premia le tesi di chi appunto fa ricerche sui materiali, se vuoi continuare tu Giannino. Sì, allora noi tra le varie cose, oltre al ricordare e a sensibilizzare le coscienze sul concetto di sicurezza e a riflettere sugli effetti dell'avidità umana, pensiamo di aiutare i giovani nello studio, i giovani meritevoli, tramite, oltre che la fornitura di strumenti didattici in parecchie scuole, tra l'altro inaugureremo la settimana prossima, sabato 17, a San Stino di Livenza, un'aula che si chiama Schnetzelen, è un termine olandese che sta a indicare un'aula con una serie di strumenti e apparecchiature multisensoriali che stimolano e aiutano i bambini diversamente abili sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista cognitivo nell'apprendimento. In più eroghiamo borse di studio sempre a ragazzi meritevoli, due borse di studio all'Istituto Scarpa dove ha studiato Marco, due borse di studio all'Istituto, al Liceo Artistico Modigliani di Padova dove ha studiato Gloria, e poi tre borse di studio, una per ogni sessione di esame, allo IUAV di Venezia, istituto universitario dove si sono laureati entrambi, perché riteniamo che i giovani bravi debbano essere aiutati e siamo convinti che la cultura è una base essenziale per migliorare la nostra società. Grazie, grazie a nome di tutti. Grazie. Giannino, grazie. Grazie a voi. A Marco e Gloria, vi salutiamo con affetto. Grazie. Bene. Massimo. Sì, prego. Massimo, c'era sì. Annalisa Rodeghiero che probabilmente... Sì, Annalisa, se vuoi intervenire, prego. Non lo so come, mi sentite? Sì, sì, sentiamo. Sì, sentiamo molto bene. Bene, allora niente, vi ringrazio tanto, mi complimento con Massimo, lui sa quanto io ho amato il suo libro, quanto ho amato quella poesia Risorgive, su cui anche ho già espresso il mio parere, e stasera sentendolo ho pensato ancora di più che fare poesia è comunque un gesto profondamente civile. Massimo ce lo insegna e ce lo insegna con la capacità di proprio immaginazione, di immedesimazione, quella compassione, quel sentire insieme che ha dimostrato di avere nei confronti delle situazioni che lui ha descritto di sofferenza, di dolore, dei suoi cari, di persone appunto anche non note. E, ecco, credo che questo sia uno dei pregi della sua poesia, ne ha anche tanti altri ovviamente, però mi premeva sottolineare questo anche perché anche Giuseppe Cervino, che secondo me ha condotto magistralmente questo intervento, ha forse notato nell'ultima parte proprio questa caratteristica che contraddistingue la poesia di Massimo Parolini, oltre credo anche a un sentimento profondo di fede proprio nella vita e ovviamente per contrapposizione anche nella morte, su cui lui dice tanto, e sarebbe stato bello anche affrontare quella poesia in cui lui parla del suo vivere
nella vita come se fosse già morto. Ecco, in ogni caso io sono felice di aver seguito da casa, non essendo potuta esserci, e mi complimento ancora con voi. Ecco, solo questo volevo dire. Grazie, grazie Annalisa Rodighiero, che è stata una pregevole poetessa, che sta vincendo molti premi con un suo volume, magari potremo presentarla all'Associazione Rosmini prossimamente. Grazie a tutti, se c'è qualche altro intervento. Posso? Sì, prego. Eccomi, ciao a tutti, Federico. Sono Federico Preziosi. Federico Preziosi è irpino, avellinese, ma in realtà vive in Ungheria ed ha creato una bellissima rete, insomma, anche con Giuseppe, con altri, che è veramente nazionale e oltre, insomma, attraverso Versipelle, eccetera. Sì, prego Federico. Innanzitutto volevo salutare tutti ed è sempre un piacere essere con voi al Rosmini. Gli incontri sono sempre eccellenti. Stavolta gioco, diciamolo, un po' in casa, perché Giuseppe è il mio socio in affari, quindi insomma è chiaramente ascoltarlo è sempre un gran piacere. Allora, prima diciamo di fare qualche considerazione, Massimo, io ti chiederei, visto che oggi c'è una ricorrenza ed è il secondo anno, oggi è il 6 settembre, 2 anni fa moriva Gabriele Galloni, tu gli hai dedicato una poesia sul tuo libro, e potrei, se possibile, fare questa richiesta, solo se c'è tempo, naturalmente, perché mi rendo Federico conto. Mi hai rubato le parole di bocca, come si vedi, te lo volevo chiedere proprio a fine puntata, a fine intervento. Allora lasciamolo per il fine puntata al limite. No, ma sì. Io credo che ormai Federico, esaudisco anche perché abbiamo pochi minuti. Allora, Gabriele Galloni, che ha citato l'amico Federico, è stato il più grande giovane poeta degli ultimi anni, romano, è mancato improvvisamente, appunto, un paio d'anni fa, saranno 2 anni adesso, no? Sì, esattamente 2 anni. A soli 25 anni, un vero talento, proprio un poeta maturo proprio, non un poeta giovane, un poeta che ragiona, ma di grande maturità, una delle maggiori voci italiane degli ultimi decenni. E ha lasciato alcune raccolte, tra cui In che luce cadranno. E gli ho dedicato, appunto, riprendendo anche qualche suo verso, come omaggio, una poesia in commiato. Anche in questo caso la madre, Irma Bacci, ha costruito su Facebook, diciamo, ha aperto una specie di gruppo di amici del figlio di Gabriele Galloni, e sta facendo tutta un'azione, appunto, per mantenerne vivo il ricordo e la favolosa poesia, veramente. Quindi vi invito a leggerlo, un grandissimo poeta, Gabriele Galloni. Liminare. Io, come molti fra noi, sapevo di te solo quello che non hai scritto. Gli intervalli vuoti tra le parole, il timbro tentennante dentro i fonemi. Alla tavola della poesia, finemente apparecchiata, hai portato dolci, raffinate tazze e cibi molto salati, mescolando graffi, paturnie e delicatezze. Hai dato ascolto alle voci terminali, custodendole come viatico di un viaggiatore cerimonioso. Inciampo, slittamenti, inclinature? Sei sceso incontro all'onda sonnolenta per distrarre la vita dal maroso dei giorni, in un tempo più lento, odore d'eterno. Ora potrai amare, almeno con una mano, l'altra all'invisibile. Rimane un'ombra bianca sullo schermo, a fine di giornata, la tua vita. Controcampo. Ma forse, nell'Antartide nera, la notizia non ha valore, e tu sorridi mentre scrivi dall'altra parte di una tastiera. Dalla culla alla fossa, ogni bellezza è coefora, è solo luce che scrolla un po' di forfora dal nulla. Secondo controcampo, o forse nella limpidezza della tua voce ti è stato permesso di cadere nella luce. Bellissimo. E ecco, campo controcampo, lì
facciamo parte della sua poesia, no? Queste riprese, e appunto la raccolta più importante forse è intitolata proprio In che luce cadrà. Quindi salutiamo anche, certo, Gabriele. Bene, allora i saluti, grazie Federico. E, volevi aggiungere qualcosa? No, più che altro se hai il tempo, cioè una domanda proprio velocissima. Io ho notato che nel tuo libro c'è tanta gioventù, i figli, i ragazzi di cui abbiamo parlato, che hanno fatto purtroppo questa fine orribile, Gabriele, tanti altri, cioè adesso il piccolo Aylan, per esempio, anche... Da dove nasce questo tuo interesse per le figure? Sono un po' quasi, mi verrebbe da dire, un po', cioè il loro spirito è un po' eroico, è questo ricordo, è, non so, qualcosa che effettivamente dà speranza, almeno questa è la sensazione che ha fatto a me. Ma è ovvio che il trapasso di un giovane colpisce molto di più, insomma. Il giovane deve avere il futuro davanti, non alle spalle. Nel caso anche di una mia studentessa Asia, no? Morta di aneurisma cerebrale a 20 anni, io me la vedo ancora sui banchi. Allora dico, di una ragazza che ha il futuro alle spalle, la tragedia è questo. Cioè, anche noi siamo stati giovani, abbiamo il futuro davanti. Voglio dire, la vita è così, è transeunte, è precaria, è effimera, lo sappiamo, però non può non colpirci profondamente di più nel momento in cui le parche tagliano la vita di un bambino, di un ragazzo, di un giovane. Anche questo fa parte dell'umano, cioè è un tratto, ma addirittura anche del biologico, persino l'animale, no? Nei confronti del cucciolo. Quindi è questo essere impedito un futuro che noi, diventando adulti o addirittura anziani, abbiamo avuto. E questa mancanza, questa latitanza che sentiamo come Giobbe, come un'ingiustizia, insomma. Non riusciamo nella teodicea a trovare la dike, il senso e la giustizia. Quindi ecco questo, insomma. Grazie comunque, Federico. Dobbiamo... I saluti, grazie. Lascio posto e ringrazio. La tentazione di concludere questa. Prego, sera. Se tu vuoi. No, lo stesso. Ringrazio naturalmente il nostro poeta Massimo Parolini e il professor Cerbino, come ho già detto, che ci ha intrattenuti in maniera molto piacevole e intelligente. Ecco, e oltre naturalmente a ringraziare tutti coloro che sono intervenuti a vario titolo. E buona serata e arrivederci al prossimo incontro. Grazie.